Questo decreto legge è composto da più parti, da 7 articoli. È chiaro che se fosse stato un disegno di legge con una votazione separata articolo per articolo, noi avremmo votato favorevolmente dagli articoli 2 al 7, proprio perché comunque trattano argomenti che non possono che essere condivisibili, come il rifinanziamento del Fondo sociale dell'occupazione e della formazione, gli ammortizzatori sociali in deroga, i contratti di solidarietà, il coefficiente sul montante contributivo, così come le procedure sul pagamento dell'INPS. E anche l'emendamento della Commissione è stato accolto favorevolmente dalla Lega Nord, che prevedeva maggiori fondi per gli accordi di crisi aziendale e della cessazione dell'attività. Il problema dove nasce per il voto contrario, appunto, del nostro movimento a questo decreto legge? Nasce per l'articolo 1, per come voi avete affrontato la sentenza della Corte Costituzionale che dava dignità politica ed economica a una situazione che, a seguito del decreto Salvi Italia del 2011, aveva portato i pensionati, appunto, italiani a non vedersi indicizzati le loro pensioni per gli anni 2011 e 2012. Noi l'avevamo detto, non avevamo votato quel provvedimento. La Corte Costituzionale ha detto che è da ritenersi incostituzionale, appunto, il comma 25 dell'articolo 24 della legge Salvi Italia, che era propedeutica al risanamento dei conti pubblici, su una teoria che noi non condividiamo, che non abbiamo condiviso e non condividiamo allora né oggi, che è quella di riuscire a ottenere delle minori spese non andando a tagliare gli sprechi, andando a tagliare la spesa improduttiva, ma andando a tagliare su vostra decisione, su vostra iniziativa, andare a tagliare quelle spese che invece avrebbero creato volano all'economia, che erano appunto le indicizzazioni per le pensioni in essere. Noi su questo provvedimento abbiamo anche chiesto e voluto far votare l'Aula parlamentare l'incostituzionalità, perché noi lo riteniamo comunque un decreto, questo, il decreto 65, un decreto incostituzionale, perché noi vediamo leso, in funzione del combinato disposto dell'articolo 36, 38 e 3 della Costituzione, perché il mancato ripristino del meccanismo di rivalutazione ex legge 388-2000, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando un'illogica discriminazione in danno della categoria dei pensionati. Perché voi all'articolo 1 prevedete sì un rimborso in funzione della sentenza, ma è un rimborso completamente parziale, è un rimborso completamente riduttivo rispetto a quanto si prevedeva ante legge Fornero, che era appunto la legge 388 del 2000, che dava delle aliquote percentuali nettamente maggiori rispetto a quello che voi date, che sono veramente basse, il 40, il 20, il 10% rispetto appunto alle diverse fasce, dalle 3 alle 6 volte al minimo di retribuzione mensile. Guardate, il problema che voi evidenziate è il problema dello sforamento del rapporto deficit-PIL del 3%, rapporto che ci viene imposto dalla Commissione europea, dai trattati internazionali europei, dalla macroeconomia europea. Parametri che però furono scritti in altre epoche, furono scritti in periodi storici economici completamente diversi rispetto a quelli attuali. Furono scritti quando non c'era un controllo sostanziale della spesa pubblica, soprattutto non c'era una competizione economica mondiale come quella che si è creata negli ultimi anni attraverso la globalizzazione, che ha portato addirittura attraverso appunto il fallimento, la bolla economica americana, alla crisi sostanziale, alla crisi economica non più congiunturale ma strutturale, che il territorio europeo e l'economia europea vive. Quindi quei parametri sono di fatto obsoleti, bisognerebbe contestualizzarli anche in un periodo storico e economico come quello attuale, che vede un paese dell'Unione Europea, la Grecia, prossima probabilmente una delle possibili soluzioni alla crisi greca, quella dell'uscita dall'euro, o comunque, a prescindere dall'esito del referendum di domenica, quello di mettere mano in sede europea a
alle politiche di austerità che stanno attanagliando il progresso economico dell'intero continente. Tutti gli stati, tutte le economie europee retrocedono, tranne una, quella tedesca che addirittura fa un avanzo in surplus e nessuno la sanziona. Tutti guardano sostanzialmente alla Grecia e poi guarderanno all'Italia, che benché il presidente Renzi sia venuto su questi banchi del governo a dirci che il paese Italia non è più sotto interrogatorio da parte della Commissione europea, non fa più parte degli alunni discoli della classe in cui Merkel fa la professoressa, ma sostanzialmente ci dice che quindi i conti sono a posto, che le riforme sono fatte, che l'Italia è strutturalmente e organizzativamente migliore. Ma io allora dico, se effettivamente queste riforme che il presidente Renzi millanta sono concrete, sono vere, sono costruttive, producono effetti positivi all'economia, perché allora ritornare a chiudersi all'austerità, ritornarsi a chiudere all'interno dei parametri che ci vincolano e ci hanno vincolato appunto alla mancata crescita come quello del 3%. Se il Paese, secondo Renzi, effettivamente è in grado di essere maggiormente competitivo, perché allora non va in Europa e proprio in questa fase politico-economica in cui c'era la possibilità di insinuarsi all'interno del dibattito Grecia-Commissione europea, che tra l'altro purtroppo era rappresentata squisitamente da due leader, da un leader e mezzo, diciamo, dalla Merkel e da Hollande, solo Francia, Germania e Francia, con l'ausilio della Francia, hanno determinato delle scelte che molto probabilmente avranno delle ripercussioni negative su tutto il continente e soprattutto nel nostro paese. All'interno di questo dibattito l'Italia era stata completamente assente, è stata completamente assente se non per qualche tweet, qualche telefonata che abbiamo letto sui giornali nazionali, che il Presidente del Consiglio ha fatto sia a Tsipras che verso appunto la cancelliera tedesca e il presidente francese. Io mi sarei inserito, avrei preferito che il Paese si inserisse in questo dibattito per andare a cercare innanzitutto una soluzione che non portasse a una crisi dagli scenari oscuri e imprevedibili, e successivamente inserirsi in questo dibattito per far sì che il Paese, l'Italia, avesse la possibilità di trovare delle soluzioni che andassero bene anche lei, quindi il superamento per esempio del patto di stabilità e crescita. Mi ricordo nelle primarie lanciavano sempre degli slogan quelli del Partito Democratico, e Renzi è un mago degli slogan, lo ha coniato il patto di stupidità e crescita, no? Quando c'era da raccogliere voti crea degli slogan che sono anche efficaci, si sono rivelati efficaci alle elezioni europee, poi però quando è seduto al tavolo del governo scodinza come un cagnolino alla corte della Merkel, e non ha più rivendicato appunto la stupidità di questo patto di stabilità, anzi addirittura qui con questo provvedimento ne rivendica la bontà, perché la spesa che voi avete restituito ai pensionati va a colmare il gap che c'è fra appunto il deficit previsto, il 2,6% che era già previsto, portandolo a 2,8% che è il limite massimo che è stato consentito per non entrare appunto nella procedura di infrazione. Io avrei fatto esattamente il contrario, avrei dato il 100% e sarei salito a Bruxelles per riuscire a modificare quel parametro in modo tale da creare anche un volano di maggiore spesa data appunto da maggiore liquidità che appunto i pensionati avrebbero avuto nelle loro tasche per poter anche riuscire a vivere in una maniera maggiormente decorosa. Un voto quindi convintamente contrario a questo provvedimento, non tanto per gli articoli che vanno dal 2 al 7, dei quali appunto, come ho ricordato, ne rivendichiamo anche noi, non dico la paternità o comunque un commento positivo, ma il voto è contrario perché la mancata indicizzazione totale ai pensionati è di nuovo un colpo, non dico mortale, ma comunque un colpo offensivo verso coloro che sono stati utilizzati, i lavoratori e pensionati, soprattutto padani, per quadrare i conti di questo Stato. Dovete tagliare le spese dei ministeri invece di tagliare le pensioni agli italiani. Grazie. Grazie.